O vídeo de hoje é muito diferente de todos os outros vídeos que eu já postei aqui. É um vídeo dirigido para um público menor, um público mais específico. É formado por professores e pesquisadores do direito processual. Lógico que se você for um aluno de graduação e também faz uma pesquisa em direito processual, tem interesse em aprofundar no tema, também esse vídeo é para você. Mas esse vídeo é mais para os estudiosos mesmo do direito processual, não apenas para os curiosos, aqueles que passam só de relance. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou disponibilizar para vocês dois áudios. Um áudio em espanhol com a voz do grande Eduardo Juan Culturi, processualista uruguaio da primeira metade, né, do século passado. E na segunda parte, um áudio em italiano do grande Francesco Carnelutti. Esses dois áudios foram gravados em 1946 na Faculdade de Direito de Montevideo. Eduardo Culturi, na época, convidou Francesco Carnelutti a uma série de conferências, a um ciclo, né, de conferências aos estudantes da Faculdade de Direito de Montevideo. Esse áudio que eu disponibilizarei é uma segunda aula que Francesco Carnelutti deu sobre o título Diritto e Processo, né, em que ele fala da relação entre o direito e o processo. No início, ele fala algo muito interessante. Ele fala que, mais do que propriamente um processualista, ele almejava ser um jurista. Né? E aí ele faz uma conferência riquíssima, como era comum, desses dois grandes juristas, né, grandes pensadores do direito. Aliás, se vocês quiserem a conferência de Francesco Carnelutti por escrito, basta vocês entrarem no meu canal do Telegram, Prof. Denis Madeira. Eu vou disponibilizar para vocês essa semana, para caso vocês queiram fazer a tradução. Agora, a gente tem que lembrar que nós estamos falando de 1946. Então, os registros de áudio e imagem nessa época eram raríssimos. Tanto é que é muito difícil nós encontrarmos áudio e imagem de Chiovenda, Mortara, Carnelutti e esses outros grandes juristas, dada a tecnologia da época, né? Tanto é que vocês vão escutar ainda chiados, né? Eu peço desculpas por isso, mas o equipamento da época era o que permitia fazer. Aliás, se vocês assistiram aquele filme Cinema Paradiso, vocês vão lembrar que a dificuldade técnica, né, de operar aqueles equipamentos de gravação, de projeção, né? Então era muito difícil a gente ter registros de áudio e imagem. Então esse vídeo ele foi gravado para vocês com esse objetivo de fazer esse registro histórico, a gente ter arquivado e a gente não perder essas vozes desses grandes processualistas. É uma coisa assim que quando a gente escuta, dá vontade logo em seguida a gente ouvir uma ópera italiana. Um abraço para vocês, espero que vocês gostem. A poucos pensadores jurídicos de nuestro tiempo, la Facultad de Derecho de Montevideo podría saludar más legítimamente que a Francesco Carnelutti, diciéndole las palabras que en la estrofa inmortal fueron destinadas a Virgilio. Tu duca, tu signore e tu maestro. Conviene que pongamos cuidado en el sentido de la responsabilidad de las palabras, porque esta misma mañana Carnelutti decía que la generosidad americana era tan grande que él no alcanzaba a reconocerse a través de los excesivamente laudatorios discursos con que sus conferencias en la Argentina eran precedidos. Nuestro deber no es elogiarle, sino señalarle. En esta casa donde su lección fue enseñada por nuestros maestros primero, y tengamos aquí un grato recuerdo para Rafael Gallinal, que antes que nadie nos indicó su lección, que la enseñaban más tarde los hombres de nuestra propia generación y que ahora enseñan nuestros discípulos. El tránsito de las generaciones se nos aparece así como una especie de testimonio vivo de adhesión a su inteligencia. Pero es necesario no elogiar, sino juzgar. Nuestros discípulos, como nuestros hijos, nos admiran primero, nos entienden después y finalmente nos juzgan. Y como no hay una sola aula de esta casa
desde la cual no se haya impartido su docencia, tratemos de determinar con el rigor requerido por la alta personalidad del maestro el sentido de su mensaje. ¿Qué es lo que debe a Carnelutti la ciencia del derecho? Le debe, en primer término, un edificio en el cual el arquitecto ha sido también el operario. Carnelutti no es un filósofo, ni un dogmático, ni un práctico, pero lo es todo a la vez. Él ha hecho su edificio con sus propias manos, forjando y modelando uno a uno todos los materiales. Ni una sola piedra, ni un solo ladrillo de los que componen la magna arquitectura ha dejado de pasar por la artesanía de sus manos infatigables. Los filósofos, decía Valéry, son en cierto modo especialistas en lo universal. En derecho, los filósofos tienen la ambición de la universalidad, pero como los filósofos no forjan ni modelan directamente su obra, frecuentemente ésta se apoya sobre las nubes y no sobre la realidad de la tierra. Carnelutti ha sido en este sentido, más que un teórico y que un práctico, un clínico. El sistema y la teoría general no son en él un punto de partida, sino un punto de llegada. No están en la experiencia, sino que vienen después de la experiencia. La distinción radical que la ciencia del derecho debe a Carnelutti es la distinción entre la estructura y la función de los fenómenos jurídicos. El pensador inclina su cabeza poderosa sobre las cosas del derecho para observarlas como son, pero el clínico apresa su dinámica y los resultados finales de la experiencia humana. Esta distinción radical entre el ser y el vivir de las cosas jurídicas será siempre una adquisición que la ciencia del derecho deberá a Carnelutti. Le debemos también las más inesperadas conexiones profundas a través de todos los campos de la ciencia del derecho. Asociaciones inverosímiles ensanchan el campo visual de manera fecunda. Un día asocia la causa de las obligaciones a la causa de los actos procesales. Otro día asocia el acto jurídico al delito. Otro día la expropiación por causa de utilidad pública a la pena de muerte. Otro día, en la teoría jurídica de la circulación, asocia inesperadamente la letra de cambio al contrato de trabajo y a la asociación civil. Otro día, recientemente, ya en el Río de la Plata, asocia la huelga a la guerra. Y así podría continuarse con centenares de ejemplos en los cuales ha puesto al desnudo las raíces penetrantes del orden jurídico. Esta insólita potencia intelectual que le permite ver el derecho en su plenitud le ha llevado hacia su conquista de máximo significado, la unidad de visión del orden jurídico. Unidad del proceso de conocimiento con el proceso de ejecución. Unidad del proceso civil con el proceso penal. Unidad del derecho material con el derecho formal. Unidad del derecho privado con el derecho público. Si hubiéramos de buscar una nota dominante que diera carácter a esta obra, tendríamos que decir que la ciencia contemporánea del derecho le debe la concepción unitaria. En el orden histórico, su obra tiene paralelo con la que en el siglo XX cumplieron Hiering y Savigny con los dispersos materiales del derecho romano de la recepción, y con la que en el siglo XVIII cumplió Potier con el tesoro en riesgo de perderse del droit coutumier francés. Como ellos, por la potencia del esfuerzo y la magnitud del sacrificio, pudo Carnelutti escribir en el friso de su edificio el dístico de Séneca: que la constancia no sea sin ciencia, ni la ciencia sin constancia. Fiducia eius non sine scientia sit, scientia non sine constancia. Pero lo grave en este caso
es que el Carneluti que hoy está entre nosotros no es el que ha escrito los libros que todos admiramos. Él dice que ese Carneluti no existe porque ha muerto. Afortunadamente, no es esta sino una metáfora. Una más entre las mil metáforas con las que él ha iluminado la ciencia del derecho. Lo que hay es que Carneluti llega a nosotros de regreso de la sabiduría, grávido y primitivo, rudo y potente como no lo fue nunca antes, humano y estremecido como no lo fue nunca en ninguno de sus libros jurídicos. Hace pocos días, yendo del brazo, con impresionante naturalidad, Carneluti me dijo estas palabras: la vida, mi querido amigo, es como un árbol. En la juventud, la copa está llena de hojas, y todo es en él vida e intensidad. En la vejez, las hojas se pierden y las ramas quedan desnudas. Pero lo grave del caso es que solo en la vejez comprendemos que las hojas no nos dejaban ver el cielo. Carneluti ha escrito últimamente algunos libros íntimos que él denomina metajurídicos. Su ciencia de hoy está más próxima a estos libros que a los de ayer. Y la antinomia de este momento es que uno de los maestros más conocidos de esta casa de estudios debe ser presentado de nuevo por esta circunstancia a su auditorio. Lo que ocurre con esta obra es una cosa muy humana y muy profunda. Cuando se ha vivido una vida entera al servicio de la ciencia o del arte, el espíritu marcha como por gravitación natural hacia las esencias. Ningún gran científico ni artista termina haciendo detalles y preciosismo. La culminación de la obra de ciencia y de arte constituye un regreso hacia la rudeza y hacia lo primitivo. La ciencia de los detalles deja su paso a la ciencia de los grandes planos, y el arte de los pormenores cede su paso a las esencias mismas del arte. La historia está llena de estos ejemplos, pero basta tomar de nuestros artistas un poco casos para comprenderlo. Figari y Torres García no terminaron juntando cosas bellas, sino cosas rudas y simples. Morquio, ya viejo, terminó recomendando a las madres su famoso hágale nada, porque él sabía que la sabiduría de la naturaleza supera a la sabiduría de la medicina. Bas Ferreira, en el prólogo de Fermentario, confiesa que la inteligencia no ha sido para él lo principal de la vida, sino el afecto hacia los seres queridos. Las últimas consultas de Irureta Goyena, de Freitas, de María, cuando ya eran viejos, no tenían erudición. Eran simples apotegmas, breves y sencillos, más hechos de sentimientos que de sabiduría, más hechos de presentimientos que de sentimientos. Es que cuando la obra de arte o de ciencia avanza a lo largo de la vida, avanza hacia las esencias. Bien pensado, dice el personaje de Aldous Huxley, no hay más progreso que el progreso en caridad. El Carneluti que hoy tenemos junto a nosotros viene de regreso de la experiencia y se acerca con un mensaje de comprensión, de bondad y de ternura humana. No es el dogmático ni el sistemático que hemos conocido, sino un hombre transido de comprensión, de ternura y de bondad. Y nos preguntamos, ¿puede la vida por sí sola operar este milagro? No, el milagro no lo ha operado la vida, sino el dolor. Carneluti no viene de regreso de la ciencia, sino que viene de regreso del dolor. Fue necesario que conociera la incomprensión, las persecuciones, el amargo pan del exilio
para sentirse en comunicación con las esencias. Al par que Beethoven, viejo, triste y angustiado, también él pudo poner, como en el comienzo de la novena sinfonía, Durch Leidenfreude. También él ha llegado a la alegría por el dolor. Es con estas palabras que, sin sentido de elogio, pero con sentimiento de justicia, sin ánimo encomiástico, pero con gratitud de discípulo, podemos saludar a Carneluti en esta casa, diciendo que él es para nosotros, de este modo tan simple y profundo, duque, señor y maestro. Il titolo di questa mia seconda lezione, meglio che il titolo, l'oggetto, l'argomento, è stato scelto con particolare riguardo a quella che poteva essere la utilità della mia comunicazione con voi, che purtroppo non per voi, ma per me, si esaurisce nel giro di 3 ore. Ho pensato che dopo avervi parlato del metodo, giovasse che io cerchi di indagare con voi quel tema dei rapporti tra processo e diritto, che in fondo rappresenta la evoluzione della mia vita di giurista. Perché, come voi sapete, io ho cominciato come uno studioso del diritto processuale e, se non mi inganno, sono conosciuto particolarmente nell'America Latina e particolarmente da voi come ciò che si suole chiamare un processualista. Poi man mano sono andato ampliando le mie ricerche e oggi non dico di meritare, ma confesso di aspirare al titolo non più di processualista ma di giurista. Che cosa significa questa evoluzione? O in altri termini, quali sono i rapporti tra il diritto e il processo? O in altri termini ancora, termini propri della scienza moderna, come si concepisce il diritto processuale di fronte al diritto in genere e quindi particolarmente di fronte a quel diritto che per essere non processuale si chiama diritto materiale. Cerchiamo di riannodare questa lezione alla lezione precedente. Voi ricordate che in principio io vi ho richiamato a una nozione empirica del diritto. Vi ho detto, ricordatevi giovani, che il diritto è la realtà della vita considerata sotto un certo aspetto. Vi ho detto, quando pensate al diritto, pensate ai legislatori che formano le leggi, ai giudici che formano le sentenze, ai negozianti che formano i contratti, ai moribondi che formano i testamenti e via dicendo. Se voi tenete presente questa definizione superficiale, empirica, voi siete tentati di dedurne che i rapporti tra diritto e processo, o se vi piace, tra diritto in generale e quella specie di diritto,
che voi studenti siete già abituati a chiamare diritto processuale, sono rapporti dal tutto alla parte. Il processo sarebbe qualche cosa che tiene una nozione, no, diciamo meglio, una figura di parte rispetto al diritto. È così e non è così. Bisogna prima di tutto ricordare che se oggi il fenomeno processuale rappresenta una parte del complesso dei fenomeni giuridici, che vedremo subito come si differenzi dagli altri, non sempre è stato così. È bene prima di tutto di fermare la nostra attenzione sopra quelli che sono i caratteri esteriori, sempre empiricamente rilevati, del fenomeno processuale in confronto al fenomeno giuridico in genere. Questi caratteri si possono considerare sotto due aspetti, sotto l'aspetto della funzione e sotto quello della struttura. L'amico Couture, nella sua esposizione preliminare così lusinghiera, ha richiamato questa distinzione fondamentale che fa parte del mio metodo tra funzione e struttura. Se voi considerate dal punto di vista della struttura ciò che si fa nel processo, per esempio, ciò che si fa nel tribunale, in confronto a ciò che si fa nel Parlamento, vedrete che vi è questa diversità. Che nel Parlamento si fa del diritto in generale e nel Tribunale o nella Corte si fa del diritto in particolare. Se mi permettete, io mi valgo di una delle mie solite metafore, le quali agevoleranno la comprensione del concetto. In Parlamento si fabbrica il diritto in serie, invece nei tribunali si fabbrica il diritto caso per caso. La differenza è quella stessa, che non è lusinghiero per il Parlamento, che tra le scarpe fatte che si vedono nella vetrina e le scarpe fabbricate su misura. Questo è il carattere esteriore, funzionale. Vi è un carattere strutturale sul quale pure è bene fermarci un momento e meditare. Non c'è dubbio, io non so se avrò il tempo e il modo in questa o nell'avventura lezione di parlarne. In ogni modo è bene che fin da adesso voi fermiate l'attenzione su quello che sto per dire. Non c'è dubbio che il diritto è fatto per le parti. I consumatori di questo prodotto che si chiama il diritto, quelli in altre parole, e permettetemi di ritornare sul volgarissimo paragone, che debbono calzare le scarpe, sono le parti. Se non che voi vedete, e questo si richiama in fondo alla differenza di funzione, che in Parlamento le parti non compariscono. Sono quelle che qualche volta godono e il più delle volte soffrono di quello che nel Parlamento si fa, ma sono occulte. Mentre davanti ai giudici le parti tengono una posizione di primo piano, il che mi permette di dire con una formula della quale il significato potrete comprendere più tardi, che il diritto in quella che io amo chiamare la officina processuale o giudiziaria si fa in collaborazione delle parti. Mentre invece in quell'altra che si può chiamare la officina legislativa, o se volete anche
dato un regime democratico parlamentare, il diritto si fa senza questa collaborazione. Ora, quello che mi preme di dirvi è che se oggi voi vedete che il diritto si fa nell'uno e nell'altro modo, una volta non era così. Una volta, mi riferisco alle origini del diritto. Perché badate che il problema dei rapporti tra diritto e processo è il problema della origine del diritto. Questo vuol dire che al principio il diritto non era che processuale, o in altri termini, che non vi era altro modo di formazione del diritto che non sia stato il processo. Mi direte voi, prove di questa affermazione che il diritto nasce come processo, o che in altri termini il processo è la matrice del diritto, una quantità. È un'indagine storica che noi facciamo. Se si tratta del diritto nella forma che noi conosciamo di più, nella forma più antica, in quella che perciò crediamo molti essere la sola forma del diritto, bisogna naturalmente scrutare nelle ombre non tanto della storia quanto della preistoria. E direte voi, sono indagini difficili da fare perché noi non riusciamo più a cogliere con la esperienza, o meglio con la osservazione diretta, l'uomo in quella condizione originaria in cui il diritto è cominciato a formarsi. Noi siamo in cospetto di un diritto formato ed è difficilissimo risalire alle origini. Ecco, con la esperienza sì. Ma voi sapete che anche la storia, come la fisica, non si serve soltanto della esperienza, ma anche del ragionamento. Chi di voi non conosce la differenza che corre tra la fisica sperimentale e la fisica matematica? E chi di voi non sa quale aiuto la fisica matematica presti alla fisica sperimentale? Dove non arrivano i nostri occhi, arriva il nostro ragionamento. Badate che queste sono parole che si possono prendere alla lettera. Voi sapete che adesso si parla di astronomia, una volta si parlava di fisica celeste. La fisica celeste ha cominciato nelle sue osservazioni ad aiutarsi con il cannocchiale, ma dove il cannocchiale non arrivava è arrivata la luce del ragionamento. Un bel giorno un astronomo ha detto, bah, lì la stella non si vede ancora, ma si vedrà. Ci deve essere. Perché? Perché il contegno di altre stelle che io vedo è tale che non può spiegarsi senza la esistenza di un altro ancora invisibile. Questi sono i prodigi della fisica matematica e potete pensare alla ebbrezza che deve aver provato l'astronomo il giorno in cui un cannocchiale più perfezionato gli ha permesso di sorprendere Nettuno, che era già stato battezzato, in quella precisa posizione che era stata individuata prima per il miracolo del calcolo. Beh, l'aiuto della ragione non è mica soltanto proprio dei fisici, anche noi abbiamo l'uomo in civile, noi arriviamo poco ad osservarlo. Sapete che c'è un ramo della scienza giuridica che si è sviluppato particolarmente in Germania e che i tedeschi hanno battezzato etnologia o etnografia,
che vorrebbe studiare il sorgere del diritto presso quei popoli che si trovano ora in uno stato inferiore di civiltà, così da poter immaginarsi che siano nella condizione dell'uomo preistorico. I risultati dell'etnografia non sono stati eccellenti, non sono da trascurare, ma non sono stati eccellenti. Piuttosto, la glottologia ci può aiutare. Anche la glottologia è una scienza sperimentale. Anche la glottologia con la osservazione fa quello che può. Anche la glottologia potrebbe e dovrebbe domandare aiuto alla, non dico alla matematica, ma al ragionamento. Per esempio, i glottologi non hanno scoperto ancora il parentesco, direste voi, la parentela che unisce queste due parole della lingua latina. Ricordatevi quel che vi ho detto io all'alto, studiate il latino, voi che siete neolatini. Ius e iungo. Ius vuol dire diritto, iungo vuol dire unisco. Badate, il miracolo della intuizione musicale, donde sorge il linguaggio, è scoperto non tanto da questa innegabile parentela, quanto dall'altra tra ius e iugum, gioco. Non so come voi in spagnolo lo chiamate, il gioco che si impone ai bovi. Giugo. Non c'è dubbio che anche il giugo, come il diritto, grava sulla gente, ma grava perché si impone il giogo ai boi, per unirli. Il giogo non è fatto per un bue solo, il giogo è fatto per due. Il giogo è fatto perché i due, dei quali uno tirerebbe a sinistra e l'altro tirerebbe a destra, le parti, ricordatevi bene, tirino dritto, vale a dire stiano uniti. Vi ho detto queste parole perché voi possiate assaporare, saborear, come dite voi, il miracolo della parola da una parte e il contributo meraviglioso che potrebbe dare la glottologia. Ma non era precisamente sulla parentela tra ius e iungo, tra ius e iugum, non ignota ai romanisti, che io volevo richiamarvi, ma tra la parentela tra ius e iudicium, iudex, quello che oggi alla tedesca si chiama processo, una volta alla latina si chiamava giudizio. In Italia noi parlavamo non di diritto processuale, ma di diritto giudiziario. La figura centrale del giudizio è il giudice, e il giudice, torniamo ancora al latino, se ci fosse in mezzo di voi qualcuno il quale stenta a seguirmi, ne sarei contento, perché sentirà il bisogno di fare da sé e quindi di studiarlo, il latino. Ius e iudicium, iudex è quello che ius dicit, vale a dire che dice il diritto, e siccome il diritto si forma dicendo, perché si forma con le parole, è la stessa indagine del linguaggio la quale vi dimostra che il diritto si è formato per mezzo del iudex, cioè del giudice, del fuex, che è l'organo formatore del diritto. Vedremo qualche cosa subito del diritto romano, il quale ci dà la conferma storica e quindi empirica di questa verità. Ma mi urge il bisogno di richiamarvi intorno a quella che è non la osservazione del passato, ma la osservazione del presente.
Perché non è mica vero che le origini del diritto si perdano nella caligine della storia o della preistoria, meglio ancora. Questo è vero del diritto interindividuale, o se vogliamo del diritto singolare. Ma un torto dei giuristi è quello di credere, anzi non si può neanche dire torto dei giuristi ormai, che il piano degli individui sia il solo in cui opera il diritto. La verità è che il diritto opera anche in un altro, anzi in due altri piani, o deve operare. Non vi è soltanto diritto tra gli individui, i quali sono aggiogati dal diritto perché non si facciano la guerra. Vi è anche il diritto che tenta di aggiogare i popoli perché non si facciano la guerra. E questo si chiama diritto internazionale. E ve ne è un terzo piano su cui richiamo subito la vostra attenzione e davanti al quale è inutile cercare di chiudere gli occhi come fanno i gatti quando credono di poter non essere veduti in questo modo. C'è un terzo piano del diritto, perché non si fanno la guerra soltanto gli uomini. Ricordatevi che l'omicidio e il furto non sono che episodi di guerra tra gli individui. Non si fanno la guerra soltanto i popoli. Ricordatevi che la guerra non è altro che una serie di furti e di omicidi. Ma si fanno la guerra anche le classi o le categorie. Lo sciopero e la sterrata sono niente altro che forme di guerra alle quali, quando la civiltà sarà sviluppata, dovranno cessare ed essere sostituite anche quelle dalla parola serena e imparziale del giudice. I piani del diritto sono tre: diritto tra gli individui, diritto interindividuale, diritto tra i popoli, diritto internazionale, diritto tra le classi, diritto intersindacale. Ma dopo questa parentesi lasciamo quest'ultimo e volgiamoci al diritto internazionale. È un errore di credere che il diritto internazionale sia già un diritto. È quello che, con una frase classica romana, si direbbe una spes iuris, vale a dire una speranza di diritto. È un feto, non ancora un uomo nato vivo e vitale. E noi assistiamo da decine d'anni, per non dire da secoli, a questi laboriosi tentativi di nascita del diritto, i quali purtroppo si sono finora conchiusi, e Dio voglia che non siamo in presenza di un altro fenomeno analogo, non in parti vitali, ma in aborti. Il penultimo degli aborti ha avuto luogo a Ginevra, Società delle Nazioni. Ebbene, che cosa abbiamo veduto noi a Ginevra e perché è abortito il diritto? Che cosa era in fondo, o che cosa voleva essere, la Società delle Nazioni? Niente altro che un collegio di giudici, i quali avrebbero dovuto evitare la guerra. Ginevra aveva un torto, il quale io qui debbo sfiorare appena perché il tempo mi manca, capovolgendo la logica del fenomeno. Aveva fatto precedere il processo civile al processo penale, perché ricordatevi che per escludere la guerra, prima di tutto occorre punire la guerra, e in secondo luogo occorre sostituire alla guerra, come mezzo di soddisfazione dei bisogni degli individui e di composizione dei loro conflitti di interessi, un diverso dispositivo o meccanismo che è precisamente il contratto. È per questo che io ho detto l'altro giorno che il contratto non è che un surrogato del furto. Non si può proibire a un uomo di rubare se non gli si permette di comprare.
si deve punire l'uomo che ruba e si deve d'altra parte costringere l'uomo che ha venduto a consegnare la cosa e l'uomo che ha comprato a pagare il prezzo. Ora, la nostra tormentosa vita di uomini e particolarmente di europei ha questo di buono, che ci permette di assistere alla formazione del diritto internazionale, alla nascita del diritto internazionale. Il fenomeno più imponente sotto questo aspetto prende il nome tragico di Norimberga. A Norimberga noi vediamo il primo tentativo serio di far nascere il diritto internazionale, il quale è tentativo di castigare un popolo e non soltanto un individuo. Si castiga un popolo castigando gli individui, si capisce, come si castiga una società commerciale castigando coloro i quali ne costituiscono i gestori, ma castigare un popolo il quale ha commesso il delitto di fare o di provocare la guerra. Il diritto internazionale sta nascendo, probabilmente nasce male. E perché nasce male? Perché il requisito, per non dire la essenza del giudice, è la imparzialità. Il giudice deve essere super partes e noi a Norimberga abbiamo veduto una parte che giudica un'altra. Non bisogna lagnarsi di questo. Non bisogna meravigliarsi di questo, la via che la umanità percorre al fine di raggiungere la meta è una via lunga e faticosa sulla quale per forza ci sono, ci debbono essere, non ci possono essere delle continue cadute. Sono dei tentativi, ma il giurista oggi ha il privilegio non tanto di poter scrutare attraverso gli aiuti della esperienza o della ragione nella penombra della storia, come io dicevo, il sorgere del diritto interindividuale, ma di assistere al sorgere del diritto internazionale e di averne la riprova che il diritto nasce come processo.